Nel mento, diciamo, delle ultime parole della Boldrini sa perfettamente che io in questi giorni ho detto che qualsiasi atto verbale, non corretto, comunque sia, è deprecabile. Noi siamo 160, qualcuno può sbagliare, in genere quando lo fa chiediamo scusa a tutti, non è una cosa così strana, noi riconosciamo sempre i nostri errori, cosa che non ho visto invece nelle opposizioni, perché solo in extremis la Presidente ha parlato di solidarietà a me quando io sono stata picchiata dentro un'aula, a parte gli attacchi verbali che ho subito in quel momento. Senta Lupo, visto che ci è tornata lei su quella vicenda, perché lo ricordiamo, Loredana Lupo è la deputata del Movimento 5 Stelle che è stata colpita dal questore della Camera, Stefano D'Ambrosio, di Scelta Civica, nel momento nel quale, dopo l'annuncio della ghigliottina da parte di Boldrini, appunto i deputati del Movimento 5 Stelle si sono avvicinati ai banchi del governo, alcuni con una certa veemenza. A vedere le immagini, Lupo, questo glielo devo chiedere, lei era piuttosto veemente in quel momento. Io stavo tentando un'azione che in realtà sapevo benissimo già nella mia testa che era impossibile attuare, nel senso che tentavo di sedermi nei banchi del governo, ma sono piuttosto alti, io sono 1,60 m, quindi ho fatto un finto saltello in quell'istante, quindi mi dispiace se sono sembrata irruente, era semplicemente lo scatto rapido che ho fatto in quell'istante, però deve considerare che c'erano dei commessi che erano deputati a fermarmi in quell'istante e che non mi avrebbero mai usato violenza, cosa invece che mi è stata fatta in maniera gratuita dal deputato D'Ambrosio. Ultima domanda che le voglio fare è su questa violenza verbale che viene denunciata in più di un'occasione, in parte ce l'ha già accennato poco fa, e però forse da parte di Grillo, anche per i post che scrive, per il linguaggio che lui stesso usa, forse questa violenza verbale si scatena anche automaticamente, Lupo, o no? Ma qual è la vera violenza? La mia domanda è questa, ci stiamo nascondendo dietro un dito? No, però mi scusi, questo è aggirare la domanda. No, Lupo però mi risponda a questo, cioè non è che c'è anche uno stimolo di questa violenza verbale? Assolutamente no, deve pensare che la violenza è stata fatta a noi in quell'aula quando ci è stata tolta la parola, cioè stanno regalando 7,5 miliardi alle banche, cioè noi in quell'aula deve considerare che quando è entrata la Presidente Boldrini… Lei dice la vera violenza è stata compiuta da Boldrini con la scelta della ghigliottina. Sì. Una violenza fortissima non solo verso di noi ma verso tutti gli italiani, cioè questo è un atto gravissimo che deve essere proprio… impresso nelle fronti delle persone, perché non è mai successo nella storia, è stata minacciata in diverse circostanze.